Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi sono in macchina, siamo ancora in Istria, ci stiamo allontanando dalle coste per dirigerci verso l'entroterra. Stiamo andando ad esplorare un pochino i paesini che ci sono. In particolare vorremmo andare a vedere un santuario che è piccolino, immerso all'interno di un bosco. Ed è particolare questo santuario perché sembra che sia completamente ricoperto di affreschi medievali. Quindi andiamo a vedere com'è e ho pensato di portarvi insieme a noi. Siamo arrivati a destinazione. Il paesino è veramente piccolo, però è caratteristico. Qua c'è la chiesa e lì c'è la torre campanaria. Adesso noi dobbiamo andare a cercare questo piccolo santuario. Abbiamo chiesto informazioni e ci hanno detto che bisogna arrivarci in macchina e citofonare ad un civico famoso 38 per farci aprire. Andiamo a vedere cosa succede. Eccoci, siamo arrivati alla chiesa che vedete alle mie spalle. Era chiusa questa chiesa, ce l'hanno aperta, ci hanno fatto vedere l'interno che è veramente bellissimo. Adesso vi farò vedere anche a voi uno scorcio, è veramente la cosa più particolare che io abbia mai visto. Questa è la chiesa vista da fuori, è veramente caratteristica, suggestiva, piccolina ma davvero particolare. Adesso andiamo a vedere all'interno. Che Questa è la parte dietro della chiesa, qui c'è un cimitero, adesso io mi avvicino verso la macchina perché torneremo indietro e andremo avanti, andremo a cercare degli altri paesini nell'entroterra. Questa è veramente una chiesa particolare, la cosa più suggestiva, non so neanche descrivere e trovare le parole, più suggestiva che io abbia mai visto. Veramente tutta ricoperta di affreschi e mi rendo conto che forse dalle foto e dal video non rende, ma vi assicuro che vederla di persona è qualcosa di veramente spettacolare. Adesso io, come vi dicevo, torno alla macchina e ci vediamo alla prossima tappa. Ecco, sono tornata in macchina, adesso ci stiamo dirigendo verso una località che si chiama Motovun o qualcosa del genere e andiamo a vedere come sarà. Siamo nei pressi di Motovun, che è quello che vedete alle mie spalle. È veramente bellissimo, c'è un paesaggio incantevole, veramente incantevole. Questo è quello che io ho davanti agli occhi in questo momento. È bellissimo, c'è un vigneto e laggiù in lontananza si vede il paese, favoloso. Sono nel centro storico, è veramente particolare, molto suggestivo. Tra l'altro in questo momento non c'è nessuno, quindi c'è anche pace, è veramente bello questo luogo. Andiamo avanti nella passeggiata, sto facendo il giro delle mura, è veramente particolare, sono proprio fra le mura della città ed è veramente molto bello, guardate che bella vista che c'è, è molto molto suggestiva. Vado avanti perché voglio vedere com'è dall'altra parte. Tra l'altro prima, quando vi ho detto non c'è nessuno, in realtà c'era un signore che mi stava tranquillamente guardando dalla finestra. Speriamo almeno che si iscriva al mio canale. Sono arrivata dall'altra parte, questa è la vista, veramente molto bella. Io rimango in ombra, ma adesso vi faccio vedere bene la vista. Questa è la vista, è veramente bellissima. Tra l'altro con questo cielo un po' nuvoloso, è veramente particolare. È molto caratteristico questo posto, diciamo che l'entroterra dell'Istria merita di essere vista. Sono di nuovo in macchina, abbiamo finito il nostro giro, è stato veramente